insomma, il 13 luglio, CP, che era il canarino grosso e corona, purtroppo è morto. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con Pepe, che è il mio diamante mandarino, perché vi racconteremo la storia dei miei uccellini. CP è stato trovato da mia nonna il 10 gennaio del 2016 per terra. Era davanti a casa mia, le stavo venendo appunto a trovarci. E l'ho trovato appunto per terra, era visibilmente impaurito, solo si vedeva che era un uccellino domestico e quindi non sarebbe sopravvissuto a lungo là sotto. E io ero molto felice, appunto, abbiamo deciso di chiamarlo CP, il libro di Mario Lodi. Io ero impazzita perché volevo da tanto tempo un animale, però volevo anche che lui avesse una fidanzata, perché volevo avere le uova, insomma. Quindi un giorno io e mio babbo, anche se mia mamma non voleva, siamo andati in un negozio a comprargli il cibo. E lì in questo negozio appunto c'erano gli uccelli vivi, quindi abbiamo preso questa canarina, che era, se non sbaglio, l'ultima rimasta, o comunque era la sola, insomma, in questa gabbia. E volava da una parte all'altra di questa gabbia, stressatissima. Quindi era marrone lei, non era quindi un canarino classico. Poi l'ho vista a colpo di fulmine, perché a sconto, perché nessuno la voleva, a meno 40%. Quindi l'abbiamo prenotata, abbiamo chiesto come la commessa, se fosse maschio o femmina, ci ha detto femmina. Questo giorno era l'11 agosto del 2016. Quindi quella sera abbiamo messo nella gabbia di CP questa fantomatica uccellina. E tranquillamente, così senza dire niente a nessuno. Poi di sera mia mamma è andata a scostare la tenda e si è accorta che dentro la gabbia di CP c'era un altro ospite. Ho deciso di chiamarla Lilla, anche perché questa canarina aveva l'anellino, quello che si tiene alla zampa, della Foy. Lilla. E il giorno dopo, il 12 agosto, la mattina arriviamo dagli uccellini e vediamo che si stanno scannando praticamente. Ma infatti la portiamo da una signora. Mia mamma voleva direttamente che la riportassimo in negozio. Non mi ricordo quanto è passato, ma dopo un po' di tempo, insomma, ci siamo ripresi questa Lilla. Intanto, però, io continuavo a volere altri uccelli, mi ero innamorata dei diamanti mandarini. Per il mio compleanno, il 16 febbraio del 2017, mi hanno regalato una coppia di diamanti mandarini, siamo andati a sceglierli. Io volevo avere una femmina tutta bianca e un maschio classico, quindi con il bianco dove vedete il nero di Pepe, dei maschi. E quindi io ne volevo uno bianco, appunto, l'ho anche scelto. E quindi lo indichiamo alla signora, lei mette la mano nella gabbia per prenderlo, ma questo qua scappa. E quindi così Pepe viene messo in questa scatola, in cui poi verrà aggiunta Gretel, che anche lì non è bianca come volevo io, perché bianca ce n'era soltanto una che era vecchissima. Ne scelgo una che è appunto grigia con la lacrima nera. Quindi le abbiamo portate a casa il mio primo e ultimo giorno con due coppie di uccellini, ovvero Cipi e Lilla e Pepe e Gretel. La mattina dopo avevo anche scuola, ci siamo alzati, se non sbaglio era un venerdì, sì, era il venerdì 17, me lo ricordo perché porta sfortuna, infatti. La sfortuna c'è stata. Infatti ci alziamo e vedo che la Gretel sta male. E in neanche un minuto fa un pè e muore. È stato traumatico perché io ero lì davanti, avevo appena svegliato la mia uccellina ed è morta così. Quindi arriviamo al 22 febbraio, quindi sempre comunque in un lasso di tempo abbastanza corto. Siamo andati in salotto, gli uccelli erano in terrazza. Mia mamma si affaccia un secondo e vede CP che è letteralmente a pipistrello, cioè si sta aggrappando a testa in giù su un rametto. E allora ci avviciniamo e vediamo che oltre a CP in questa maniera, tutto scombussolato, c'è anche Salvo, ovvero Lilla, che sta per terra tutto ansimante. CP
ha scannato salvo. Ovviamente li separiamo. E pochi giorni dopo scopro che Salvo è un maschio, quindi non è Lilla, ma lo chiamiamo Salvo proprio perché si è riuscito a salvare da questa aggressione di CP. E siamo vissuti così con tre uccellini in tre gabbie diverse per molto tempo, finché non è morto Salvo. È morto l'anno scorso, ci ho fatto anche un video. E adesso, quindi siamo andati avanti ancora. E ieri è morto anche CP. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Pepe saluta! Vieni piano piano. Internet. Eccolo, giallo. E dai, madonna.